Signori, è già tempo di spalle al muro, è già tempo di do or die game. Gara 2 potrebbe essere quella che decide la serie, perché andare sotto 2-0 e giocare in trasferta due partite potrebbe essere mortale per noi. Invece 1-1 si riapre e si va a Golden State, anzi a San Francisco, per portarci di nuovo quel fattore campo a favore, signori. Oggi è una partita fondamentale per vincere il titolo. Let's go! Eccoci qua, signori, pronti per gara 2 al Madison Square Garden. Abbiamo cambiato divise, magari porta bene questo cambio in giallo oggi. Golden State Warriors, cominciamo subito con la palla a 2 vinta e con palla giusta, signori. Come ho già detto, non possiamo perdere questa partita. Mi piacerebbe fare una gran partita oggi. Facciamo tagliare Justice qui, bel taglio. Subito un assist, no, subito una stoppata. Sì, così, apriamo subito con la tripla di Justice. Bene così, signori. A proposito di triple, mi avete giustamente massacrato nei commenti perché non ho tirato e non ho preso quella tripla. E ci avete ragione, perché io sono fissato. Intanto qui Justice spende un buon fallo su Curry. Sono fissato col fatto di non saper tirare. Invece Cristo, tipo 90 e rotti dal tiro da tre dal palleggio, dovrei usarlo più spesso. Ma non mi vuole entrare nella zucca. Sì, così, altro assist per la schiacciata di Roy Hibbert. Punto esclamativo sulla partita, 7-2. Siamo partiti bene anche in questa gara 2 e dobbiamo finire bene anche, però. Sì, rilascio perfetto, eccoli qua i primi due, signori. Su assist di Carmelo Anthony, bene così, pulito questo 1-1 dal campo. 9-4 per ora dopo 3 minuti di partita. Dove vai? Dove vai? Madonna, pick and pop ti avevo detto di fare, va bene, va bene. Oddio, si è arrampicato, Ice in Mavin, signori, 13-4, più 9, signori, dentro, cos'era sto tiro? Mi ha dato anche l'asse di Justice, ok, sto tiro qua proprio veramente non so perché, volevo schiacciare, ma va bene così, più 11, time out Golden State Warriors, dai che abbiamo suonato la carica e questo primo allungo già vuol dire qualcosa in questa partita. Segna, bravissimo, taglio backdoor su McCaw che si fa un'altra bella dormita, 19-9, ancora più 10, ottavo punto per noi, se non mi sbaglio abbiamo già 4 assist, pensate che ne avevamo fatti solo 6 in tutta gara 1, dormita clamorosa di Anthony. Ci cambiano, signori, tra l'altro, 21-31 inizia il secondo quarto, ho simulato subito perché stavo cercando di skippare i tiri liberi, 8 punti e 4 assist alla fine del primo quarto, direi più che onesto, più che guardabile. Qui fade di coso, di Curry che sbaglia. Facciamoci dare questa... Justice, dai. Vabbè, ma ero solo mezz'ora prima, raga. Piccherò gioco rotto, signori. È l'unica cosa che c'è rimasta in questa azione. Ci prendiamo un turnaround jumper molto, molto difficile. Tirato male, infatti va corto. Hibbert ci salva. Pessimo tiro qua. Abbiamo fatto un'azione veramente cui tutti mi stavano a guardare. E comunque siamo fermi ancora a 8 punti. Un po' la nostra partita sta scendendo dopo un ottimo primo quarto. Bello Justice, sì, con la schiacciata addirittura, ok, bravi così, raga, bel taglio, classico assist dopo il gioco lì, più 8 ancora, teniamo un po' a bada questi Warriors che in questo secondo quarto stanno tornando molto molto più a contatto. And one, mannaggia, bene però che troviamo via di penetrazione, Durante qui ha sbagliato l'uscita. Intanto andiamo a farci due tiri liberi, buono il primo, signori, per riportare in doppia cifra i Knicks di vantaggio, ottimo così, arriviamo anche noi in doppia cifra, 4-4, 3-4. Bella difesa anche su Durant, signori, direi ottima difesa quasi, netto, io giuro che prima o poi vi ammazzo uno di voi, quelli che non me la passano in transizione, mi verrebbe voglia di ammazzarvi tutti quanti dentro con la moto, perché sbaglio così i tiri, la barra era quasi perfetta. Oddio, stoppata da dietro su Durant, la vanvera. Non so neanche come faccio a saltare fin lassù, non so neanche come faccio a saltare. Qui poi assist su Westis. È fisicamente impossibile che abbia stoppato Durant, però ringraziamo il gioco, portiamo a casa di nuovo più 8. Subito dopo ci cambiano, ci danno un minuto di riposo, vediamo un po', 51-42. Ci sta per la fine del primo tempo, anche un po' troppo stretto forse questo vantaggio. Abbiamo fatto un buon primo quarto e poi ci siamo completamente fermati dal punto di vista realizzativo, raga. Comunque vediamo, ci regalano questa intervista, ma noi più che l'intervista pensiamo a vincere questa gara 2, che 9 punti con i Warriors sono pochissimi. Eccoci qua, signori, parte il secondo tempo, palla in mano a Steph Curry, è già pericolo. Vabbè, insomma, ripartiamo dal più... No, perché? No, adesso mi spiegate perché mi è apparso che dovevo andare a marcare Kevin Durant, quando ovviamente marco Tony Allen io.
Bravissimo Ingles, bravissimo Ingles. Ragazzi, Durant è un difensore molto meno forte della realtà in questo gioco, ho scoperto. Più 8 di nuovo, anche se è un attaccante più buggato della realtà, forse. Va bene così, insomma, siamo ancora più 8. Oh, Justice, ti hanno lasciato in angolo solo, sono matti! Sono matti! Non l'avevo visto, veramente, era talmente messo là nascosto che neanche io l'avevo visto. Ottimo così! 16 puntoni per Justice, abbiamo 10 punti noi. Cioè, che prestazione sarebbe 10 punti? 59-47, raga, dagli è così. Oh, ed eccola qua, appena detto, rubata dalle mani di Tony Allen, spingiamo in transizione. Justice, sei di nuovo nell'angolo, io te la darei in fiducia, io te la darei in fiducia, why not? Back to back assist, più 15 signori, 6 punti in fila per Justice. Guarda, se mi facevi sbagliare anche questo, impazzivo, eh. Impazzivo, sognare a Tony Allen diventa un miraggio certe volte, veramente. Comunque abbiamo messo questi due punticioni e si va avanti così. Qui proprio leggiamo la linea di passaggio. Possiamo prenderci il nostro classico palleggio sto tiro. Non era un lascio perfetto, quello sarebbe anche fallo a casa mia. Ovviamente sbagliamo. Ti prego, dammela. Oh, neanche sono riuscito a schiacciare, madonna mia. Due punti però. Non serviva tutto sto casino, Mike, perché stiamo facendo abbastanza ridere. Però più 15, signori, l'abbiamo messo lì in borsa. Vai, oh, finalmente, guarda di sbagliare questa schiacciata qua, invece no, Edouard, col fallo di Tony Allen. Ok, signori, finalmente un po' di Mike Tropeo, anche in questa gara 2 delle Finals. Direi buono il tiro libero supplementare, noi ce ne andiamo via prima perché siamo convinti che vada sempre dentro. Più 18, potrebbe essere la fuga definitiva per questi Warriors. Ci cambiamo, raga, dopo questo parzialone che ci ha provato a più 16, vediamo un po' come va la simulazione. Più 14, inizio quarto quarto. Poteva andare sicuramente meglio, ma poteva andare tremendamente peggio. Quindi tutto sommato sono contento. 17 e 10. Adesso mi sono accorto di aver fatto la doppia doppia. Bene. Eccoci qua. Bastano due errori di fila e con i Warriors con Klay Thompson, senza Klay Thompson è uguale. Con i Warriors due errori di fila e paghi automaticamente il canone, signori. Intanto qui ci buttiamo dentro. No, perché Tony Allen ci fa fallo e continuano a non fischiarcelo. Fuori per Justice. Importante e ovviamente sbagliato, mi verrebbe da dire. Parziale Warriors a cui dobbiamo subito mettere una fine. Bello Justice, bello Justice. Non servono gli schemi, basta un backdoor qui che gli pressa così tanto. Occhio che è partito, gliela daranno, invece no. Più 7, raga, altro arrivo in volata che non mi piace proprio, ma proprio per niente non mi piace. Mettila Mike, eccola qua la tripla di cui si parlava. 13 a 5 di parziale, ma di quei 5 punti indovinate chi sono 5. Indovinate di chi sono quei 5 punti. Ovviamente del sottoscritto, il buon Mike Tropeolo, il buon MVP che ci mette qui una pezza con una tripla davvero insperata. Però ottimo schema, uscito dai blocchi. Più 22, signori, e qui ci facciamo dare la palla a Caschimondo. Arriva Nettogram, no, chi è? Chalmers, and one, oh, per un pelo. Va bene ragazzi, va bene che rischiamo di tornare a più 10. Buono così. Rimbalzo anche adesso, ok. Quando conta tiriamo giù qualsiasi cosa, signori. Calma. Ma ho schiacciato Justice, di nuovo, ste robe che fa il gioco, io non posso farci niente. Vai, 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 attacca l'area, non farti stoppare, bravo Mike, di nuovo più 9, ok? Stiamo rispondendo colpo su colpo anche al gioco che mi fa i passaggi dove vuole lui e non dove dico io. Mannaggia il signore eterno. Altro rimbalzo, preso qui addirittura nel traffico, proviamo ad attaccare, signori, ok, calma, Justice, oh, l'hai passata a te, bene, mi fa piacere. Non farò mai non vi farò mai fare quello schema lì, non offendetevi. With no offense, qui giriamo attorno all'overn, facile, mettilo sto in one. Quarto fallo di Tony Allen, bellissima azione, comunque un classico quando si va al pick and roll verso il fondo. Buono il primo, 25 siamo arrivati, signori. Avevamo 10 il primo tempo, direi che il secondo tempo ci siamo abbastanza riscattati. Fate pure 26, fate pure nuovo più 11. A few moments later. Ok, 2 minuti e 40, ovviamente sono tornati sotto a meno 2, Golden State Warriors, e qui ho sbagliato io, però Justice, potevi fare un passaggio leggermente migliore. Carry da centrocampo, 8-6, 8-5, io non so veramente, più come commentare queste partite, non lo so. Ok, Durant ha sbagliato un tiro, non era successo nell'ultimo quarto d'ora. Adesso ho il palleggio a questo tiro che vale una stagione. Vale una stagione questo palleggio a questo tiro. Ovviamente luce verde, 14-6 di parziale è vero, ma non so bene come. Siamo ancora avanti di uno, signori, ed è meglio tenerlo quel vantaggio. Adesso Tony Allen può essere assolutamente braccato. No, dai, basta sti falli.
Boom! Boom! 4 punti in fila e andiamo, Beppe. Di nuovo più 3, un possesso pieno di vantaggio, ma quei Warriors 3 punti sono un non nulla. Ah, canestro di Curry, meno 1, 44 secondi dalla fine. Pick and roll, dai, forza, forza, vieni. Ok, spezzato, spezzato, ok, fino in fondo. Bellissimo così, volevo prendermi un palese sul tiro, ma spezziamo il raddoppio. 9-1-9-0, abbiamo segnato quasi tutti noi gli ultimi punti dei Knicks, signori. Forse veramente tutti noi. 9-1-9-0, abbiamo ancora un attacco, ma se difendiamo bene è fatta. Ok, signori, occhio al pick and roll. Cerchiamo di lasciare il più libero possibile Tony Allen, che tanto ce ne frega relativamente. Qui riceve addirittura palla, si potrebbe pensare a fare fallo, anzi no, no. No, Lover, no, 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 Lover, non scherziamo, bravissimo Justice, ok, ok, terzo fallo di squadra, adesso vado a prenderla io, voglio che mi date sta palla, dammi sta palla, Ibert, dammi, Justice, va bene. Mannaggia, però, allora, se la X la mettete, quando io la premo, però, vuol dire che dovete pensarla, se no la leviamo dal gioco, bravo Justice. È importantissimo anche il secondo, però, per darci un pelo più di tranquillità. Ma tiri col 99% ai liberi. Più 3. Oh, Curry sbaglia. Prendi Ibert. Bravissimi, bravissimi. Non sono riusciti a darla neanche questa volta. Ma chi se ne frega alla fin fine. La Anthony. Segna sto secondo tiro libero. Mannaggia a te. Bravo così. Alla fin fine finisco la frase. L'abbiamo portata a casa. Non hanno neanche più time out. Quindi devo dire che è decisamente finita, signore. Giusto andiamo qua un po' a rompere per non fargli fare il campo in 4 secondi, che non mi pare il caso, ma che ritira questo e vuol dire resa, vuol dire uno pari nella serie, vuol dire che siamo venuti fuori nel clutch questa volta, perché gli ultimi 6 punti, signori, erano pesantissimi. 32 di assi, 5 recuperi, 3 rimbalzi, tutto questo con solo 2 palle perse, una percentuale dal campo non ottima, ma comunque onesta. E devo dire, perché questa sudatissima gara 2 è finita, e mannaggia a me se questa serie è super entusiasmante. Eccoci ragazzi, tornati nel menu principale. Prima di chiudere l'episodio volevo farvi vedere questa cosa qui, perché oggi abbiamo vinto molto bene, gara 2 1 pari. Volevo farvi vedere questa cosa qui, perché di squadra in gara 1, cioè capite, in una partita finita 94-98, abbiamo tirato 2 su 22 da 3 di squadra. 2 su 22 da 3, con un bel 1 su 9 di Justice. Ecco, 2 su 22, capite anche perché abbiamo perso in gara 1. Questa volta è andata meglio, se non abbiamo vinto. Adesso io vi saluto, ci rivediamo domani, o forse non lo so in realtà quando di preciso, per gara 3 in trasferta, importante da vincere. Dobbiamo portare a casa almeno una tra gara 2 e gara 3. E se mi piace, e qui ne voglio tanti, perché è stata una partita molto molto interessante. I miei social li trovate in descrizione come sempre. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye.